Il primo passo in vista del ritorno in aula lunedì prossimo lo compiono docenti, personale ATA e di segreteria delle scuole elementari e medie di Trinitapoli. Nel cortile dell'Istituto Comprensivo Lombardo Radice l'amministrazione comunale ha fatto allestire il drive-thru dove in maniera ordinata questa mattina è cominciato lo screening del personale scolastico. Personale dell'ASL BT effettua i tamponi con risultati soddisfacenti, come anticipa il sindaco Emanuele Lo Sapio. Noi in queste ore stiamo sanificando tutti gli istituti scolastici della città, abbiamo garantito e garantiremo qualsiasi forma di sicurezza perché chi vorrà mandare gli alunni e i propri figli a scuola da lunedì deve essere garantito. Il fatto che ci sia stato solo un caso di positività, tra l'altro un insegnante non residente a Trinitapoli, su oltre 300 tamponi effettuati negli ultimi due giorni, ci dà la possibilità anche di stare sereni, perché è anche un test a campione importante, perché chiaramente la popolazione degli insegnanti, del personale ATA, del personale di segreteria è molto frastagliata, e questo mi fa stare sereno ed in linea con il parametro RT che a Trinitapoli sta scendendo. È che nonostante ci sia stato un piccolo rialzo subito dopo le festività, perché chiaramente si è allentata la presa durante le festività natalizie, però negli ultimi giorni è sceso e mi auguro che continuerà a scendere con l'arrivo della primavera e chiaramente con la possibilità poi di iniziare a vaccinare la popolazione. Il sottoporsi al ciclo di tamponi non è solo un gesto simbolico da parte dei docenti, di fatto rappresenta un atto di fiducia da trasmettere ai genitori dei ragazzi delle scuole elementari e medie, da troppo tempo lontani dalle aule e pronti a ritrovare le lezioni in presenza con la massima sicurezza. Non è soltanto un atto simbolico, vogliamo dare dimostrazione, per questo abbiamo condiviso con l'amministrazione comunale un protocollo che prevede non soltanto lo screening per noi operatori, tutti, sia docenti che non docenti, ma anche la sanificazione di tutte le sedi di erogazione del servizio. Vogliamo dare fiducia, è un momento in cui i bambini hanno perso il contatto fisico tra loro e con gli altri adulti di riferimento che non siano direttamente i loro genitori. E c'è bisogno di provare a ritrovare questo contatto, c'è bisogno di provare di nuovo le emozioni della socializzazione. Tutto il corpo docente, tutti gli attori scolastici, compreso gli ATA, gli assistenti di segreteria, siano ovviamente negativi. Questo fa sì che i ragazzi, gli alunni, possano rientrare in sicurezza. Su questo vorrei anche spendere una parola, volendo, ecco, richiedere la sensibilità da parte delle famiglie, che anche i propri figli siano ovviamente negativi, quindi abbiamo richiesto in maniera anche ufficiosa situazioni laddove fossero venuti in contatto con positivi o avessero avuto delle linee di febbre, tale che se i docenti sono negativi vogliamo che tutti quanti ovviamente siano in sicurezza. Questo è un progetto che è il risultato di una attenzione molto particolare nei confronti della collettività, che ha visto un'interazione fra il mondo della scuola e quello dell'istituzione amministrativa, che è anche espressione di grande prevenzione.